sapete se è ratificato tutto al di là del valore dei soldi che sono. Allora dicevo, dopo tutta questa storia, la discussione sul pace, tutto quanto, io ti porto un film, questa era la cosa importante. Faccio vedere il film in copia a lavoro, la prima copia montata, e lì ho avuto la dimensione della quanto tanto fosse importante il film. Perché lui ha guardato il film, non ha mai riso perché stava guardando un lavoro, era lo spettacolo. C'è sempre da sospettare di quelli che ridono troppo quando vedono i film comici mentre li stanno facendo, perché sono un po' ingenui, per cui era uno che stava ragionando, no? Allora, mentre guardava, aveva una pila con un blocco e scriveva, continuava a scrivere appunti, che mi preoccupavano anche, mi asseggiavano molto, no? Allora, alla fine della proiezione, eravamo tre o quattro, come sempre, suoi fedelissimi, lui mi ha detto, guarda, io sulle cose che vanno bene non riesco a fare complimenti. Chiaro, l'abbiamo prodotto, eravamo già contenti del cortometraggio, qui io non le dico cosa va bene, le dico cosa non va bene. Io ero terrorizzato, perché io cosa non va bene e comincia questa scena, questa battuta, questa gag. Siccome era una coppia a lavoro, era un primo montaggio, però quando si fanno i primi montaggi già si vede che qualcosa si può ritoccare, per cui io, diciamo adesso, ricordo un po' a memoria, delle 10 osservazioni che lui aveva fatto, 5 già ero pronto a farle perché sapevo che dovevo farle. E ho detto, guarda, adesso non c'è problema, queste 5 sicuro. Queste 2 non ci avevo pensato, però mi sembrano molto valide. Queste 3 non credo che sia possibile, perché è impossibile fare queste 2. E lui non mi ha risposto, non mi ha ripetuto 2 volte, ma ha detto, guardi, l'autore lei, io gli ho detto cosa per me non va bene, lei per regista faccia come crede. Questa è una civiltà che oggi l'ultimo degli editor di una televisione piccola ti obbliga a cambiare una sceneggiatura, ma l'ultimo degli editor, non ti sto parlando del capo della RAI. Allora, chiunque oggi legge una sceneggiatura deve dire al regista cosa fare, cosa non fare, cosa cambiare. Franco Cristaldi, che era Franco Cristaldi, basta vedere i film che ho detto prima, io non ero nessuno perché era il primo film che facevo, non mi ha ripetuto 2 volte una cosa che non cambiava. E allora io questo l'ho trovato bellissimo, ero quasi felice, stavo uscendo felice, e gli ha detto una mazzata che mi ha distrutto la notte, mi ha detto, ah però mi raccomando, cambi il titolo, perché la tarabana è impossibile. Oh. Allora io, siccome mi aveva appena detto, fai quello che vuoi, non volevo dirgli no, guarda il contengo perché faccio quello che voglio, cioè non mi sembrava bello, no? Avevo appena ottenuto di tenere dei montaggi. E allora ho detto, ma senz'altro, è un titolo provvisorio. Solo che non era un titolo provvisorio, perché io avevo già fatto i titoli di testa in animazione. Per cui avrei dovuto buttare via i titoli di testa che me li avevano fatti in amicizia, perché Maguri, Bozzetto, io lavoravo da Bozzetto, per cui mi avevano aiutato a fare i titoli di testa. E io ero sicuro che non potevo buttare via i titoli di testa che erano un valore. Allora ero disperato, sono tornato a Milano e ho detto, cosa racconto? E lo racconto nel libro, ho fatto quello che si fa in pubblicità, quando un cliente già fa di scegliere un'idea, gli si presentano delle idee più brutte. Allora ho detto, per convincerlo che era fatta parlare un titolo bello, devo presentargli i titoli peggiori. E allora mi sono attaccato al telefono. Pensando tutta la notte, ho pensato ai titoli più brutti di compenso che direi me. E poi ho cominciato una telefonata difficile il giorno dopo, e allora io avrei pensato a questo titolo, no, dice questo no, a quest'altro, no, così non va bene. E lui deve aver scavato la pasta. Dopo una decina di titoli orrendi,
Mi ha detto, ma guardi la scena,